Ah, in questo esempio vedremo come inserire un tipico menù, ad esempio un menù baby o altri menù che di solito nelle nostre pizzerie abbiamo. Quindi anche in questo caso andremo su operazione sui menù, aggiungi nuova voce. Ad esempio scriveremo sotto scriveremo esattamente nella descrizione come facciamo per le pizze, scriveremo da cosa è composto questo menù. Quindi ad esempio panino, ecco, un hamburger di manzo da 90 grammi, più contorno di patatine fritte e ketchup, più bibite. Inseriremo il prezzo del menù e basterà cliccare su invia. In questo caso vedremo, oltre alle nostre pizze, ci sarà anche la possibilità di visualizzare i nostri menù. E anche in questo caso, se c'è necessità di modificarlo, basta andare su modifiche e modificare lo stesso. Quindi anche in questo esempio abbiamo visto che è molto molto semplice.